Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi amici, iniziamo questa nuova settimana e ci vogliamo mettere nelle mani dello Spirito Santo come creta che si lascia modellare. Chiediamo al Padre di essere realmente suoi figli, così come lo Spirito Santo ci crea, ci ricrea come figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nei giorni della settimana scorsa, i giorni dell'ottava di Pasqua, ci veniva proposto il Vangelo della risurrezione di Gesù e delle apparizioni del risorto. Oggi, per alcuni giorni leggeremo il capitolo 3 di Giovanni, quindi si fa un salto, ma c'è un significato stupendo in questa scelta che è stata fatta, perché è come a dire: adesso Gesù è risorto, bene, ora tocca a noi risorgere. Risorgere vuol dire incominciare una vita nuova, una vita da risorti. Naturalmente, come Gesù per risorgere ha dovuto sperimentare la morte, quindi la cessazione della vita nella carne, anche per noi è richiesto questo passaggio. Ma ascoltiamo la lettura del Vangelo dalla voce di Claudio. Del Vangelo secondo Giovanni. Era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: ma come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce d'acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole. E ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Questa frase è molto illuminante, ci fa capire che ci sono due tipi di vita. Una vita che è tutta a dimensione della carne, e da questa vita non potrà altro che aver seguito altra carne, e poi c'è una vita invece che è tutta nella dimensione dello spirito, guidata, modellata dallo Spirito Santo, e questa sarà sempre vita nello spirito.
Quindi, se è vero che siamo nati a livello biologico, fisico, lavorando soltanto all'interno di questa vita, con le facoltà di questa vita nella carne, non approderemo mai a una vita nuova, una vita nello spirito. Soltanto un aiuto, un intervento dall'alto, ed è appunto quello che ha fatto Gesù con la sua morte e risurrezione, potrà farci nascere nello Spirito Santo. Anzi, quello che Gesù ha fatto ci fa capire questa cosa, che non è possibile nascere in questa vita nuova, se prima non muore la vita vecchia, la vita che Paolo chiama dell'uomo vecchio. E allora dobbiamo veramente lasciarci aiutare da Gesù. Lui, essendo Dio, non poteva morire, ma prendendo su di sé la nostra umanità, la nostra carne, è morto, però ha voluto che questa sua morte fosse morire con noi, perché fossimo noi a morire nell'uomo vecchio. Ecco, noi dobbiamo veramente chiedere a Gesù che ci aiuti a morire, perché noi, la nostra carne, intesa come io che seguo il proprio egoismo, non ce la fa a morire, non vuole morire. Ecco, lasciamoci aiutare da Gesù, dalla morte di Gesù, affinché muoia il nostro uomo vecchio. E se noi saremo partecipi con lui della sua morte, ecco il dono meraviglioso che lui ci farà, ci renderà partecipi anche con lui della sua risurrezione. Ecco allora, questa vita nuova nello Spirito Santo vivrà in noi. Non sarà una vita, ripeto, frutto delle nostre capacità umane, è un dono dall'alto. E viene definita anche come un nascere da acqua e da spirito, nelle parole di Gesù, nella seconda risposta a Nicodemo. Che cosa vuol dire nascere da acqua e da spirito? Ci fa venire in mente subito il battesimo, ed è vero. Però proviamo a immaginare anche attraverso richiami biblici che cosa può significare questo nascere da acqua e spirito. Beh, la prima cosa che dobbiamo ricordare è che siamo al capitolo 3 e al capitolo 2 di Giovanni è avvenuto un segno importante. Alle nozze di Cana Gesù ha fatto riempire 6 giare d'acqua dai servi perché era venuto a mancare il vino, e poi queste giare, quando versano il contenuto, non è più acqua, ma è vino. Quindi Gesù poteva creare direttamente il vino dal nulla, invece ha voluto che ci fosse prima l'acqua. Non fa pensare questo. Cioè, c'è la componente divina, l'opera di Gesù, e c'è la componente, diciamo, nostra, che dobbiamo mettere noi. Però è nella forma dell'acqua. Che cos'è l'acqua? È qualcosa che non ha una forma, ma si lascia modellare, prende la forma che tu gli dai. In se stessa non ha vita, ma con lo Spirito Santo viene riempita di vita. E ci fa venire in mente anche all'inizio della creazione, quando Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso.
e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ecco, queste acque all'inizio erano senza forma, senza vita, senza luce, ma lo Spirito Santo che si è posato sopra ha donato questa vita nuova. Ecco, dobbiamo essere nell'atteggiamento dell'acqua affinché lo Spirito Santo ci porti la vita nuova, cioè non avere una forma nostra, ma lasciarsi imprimere la sua, quello che lui ci vuole dare. Non avere una vita nostra che sarebbe la vita del nostro ego, ma ricevere la vita che lui ci vuole dare. Ecco, lasciamoci proprio fare da lui. Un'altra immagine molto bella è quella del vasaio della creta che si lascia modellare. Ecco, siamo questa creta ancora in forma, ma perché è in forma? Perché vuole lasciarsi modellare esattamente secondo la forma che l'artista ha in mente. Ecco, queste sono cose pazzesche. E praticamente se noi lasciamo entrare questa vita, ci disponiamo in questa modalità come l'acqua a ricevere vita, succederanno cose incredibili. Cose veramente che uno si dirà che non capisce da dove viene tutto questo e dove sta andando, perché è proprio così. Chi nasce dallo spirito, ecco, non sai da dove viene né dove va, cioè a livello umano supera le logiche, i ragionamenti, perché è Dio a guidare. Se siamo noi a guidare, noi siamo capaci di fermare l'opera di Dio. Ecco, ma se lasciamo che sia Dio a guidare, non possiamo pretendere di capirla prima. Ecco, la comprenderemo a suo tempo, ma lasciamo che sia la sua opera ad andare avanti. Ecco, è bellissimo. Ecco, è tutto un percorso, praticamente potremmo dire battesimale. Non basta il battesimo avvenuto tanti anni fa, come un punto in cui ci arriva tutto e tutto termina, si conclude lì. No, il battesimo è l'inizio di un percorso battesimale, dove è la parola di Dio che opera questa trasformazione, momento per momento, come nella creazione la parola crea. Ad ogni parola avviene quello che la parola dice. Ecco, è un percorso battesimale fatto con la parola, sulla parola, e penso che sia bene che mettiamo delle tappe in cui prendiamo coscienza di quello che stiamo lasciando e di quello che stiamo ricevendo, mettere alcune tappe in cui esprimiamo questa decisione di assumere l'uomo nuovo e di abbandonare, lasciare che muoia l'uomo vecchio. Questa potrebbe essere quello che è la rinnovazione delle promesse battesimali nella veglia pasquale, ma potremmo anche porre delle occasioni nella comunità per vivere questa consapevolezza e rinnovare questo proposito battesimale. Vieni Gesù. Riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e E col con tuo il tuo spirito. spirito. Per intercessione della Mamma Celeste, sposa dello Spirito Santo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.